Alessandro, arriva l'Avis Pesaro nel girone di ritorno a un rendimento di poco inferiore a quello del Campobasso. Sarà quindi una sfida tra due squadre in forma e che al momento sono di alta classifica. Sì, sicuramente l'importante è che sia una bella partita, ci sia un bel gioco, un bello spettacolo e speriamo di portare i 3 punti a casa. Si è parlato molto in queste settimane delle percentuali realizzative del Campobasso. Lei che indossa la casacca numero 9, seppur da falso 9, termine che va molto di moda in questo periodo, cosa risponde? No, no, è che è assolutamente vero, dai, dobbiamo essere più concreti e purtroppo quella maglia ti responsabilizza un po', ben venga perché se devo essere anch'io più freddo sotto porta e qualche gol in più non fa male. Questione quindi solo di freddezza nello spogliatoio, che spiegazione vi siete dati? Ma sì, dai, cattiveria, freddezza, chiamiamo come ci pare, però è quella che ci vuole davanti alla porta. Dopo la gara contro l'Avis Pesaro, il Campobasso sosterrà e osserverà un'altra sosta, poi giocherà ad Ascoli contro il Monticelli, quindi arriverà il Fano a Selvapiana, può essere quella la domenica dell'aggancio. Ah, speriamo che lo sia, speriamo adesso di intanto ritornare alla vittoria e continuare poi a Monticelli e poi Fano sarà sicuramente una bella partita. E se il pubblico poi ci assisterà con una bella cornice è ancora più bello. Lo stato di salute del gruppo attualmente qual è, tenendo anche in considerazione il fatto che domenica scorsa non si è giocato? No, no, buono, è normale, quando c'è la pausa un po' ti rigenera e speriamo che questa pausa appunto ci faccia bene, ecco, vedremo poi domenica. Tornando nei dettagli della prossima partita, quali possono essere le principali insidie? Questa Vis Pesaro, che pregi ha e che difetti magari da mettere in evidenza? No, è una squadra che gioca molto bene, con dei giocatori importanti, nel giro di ritorno, come hai detto te, sta facendo benissimo, si è consolidata, però noi dobbiamo sempre guardare noi stessi e fare bene. Se il Campobasso c'è e fa la partita, ci può essere chiunque dall'altra parte, altrimenti possiamo far fatica con tutti.